Buonasera, buonasera a tutti i nostri web ascoltatori di Libero e di Liberi.tv. Siamo in diretta e questo è lo spazio Società Libera. Stasera non vedete, come da consuetudine, Vincenzo Lita, il direttore di Società Libera, ma abbiamo un'altra conduttrice che è Maria Perrone, alla quale do il benvenuto. Con Maria Perrone ci conosciamo da un po' di tempo, però è il suo esordio su Liberi.tv e come ospite abbiamo un ospite d'eccezione che è un esponente del movimento Laugai. Adesso Maria ci spiegherà tutto su questo e si tratta di Maria Vittoria Cattania. Buonasera Maria Vittoria, benvenuta su Liberi.tv. Adesso ci spiegherai tutto sul movimento Laugai e poi dopo su questa puntata che si intitola Le marce internazionali per la libertà dei popoli e delle minoranze oppresse. Questo, diciamo, è un'iniziativa annuale che generalmente si svolge ad ottobre da parte di Società Libera già da alcuni anni. Io ho avuto il privilegio di parteciparvi praticamente a tutte quelle che si sono state fatte fino adesso. Sta diventando una manifestazione transnazionale, internazionale. Quest'anno ad ottobre è prevista un'edizione veramente speciale. Allora, Maria, parlaci di tutto, presentaci la nostra ospite di stasera, Maria Vittoria, e a te la parola. Io vi interromperò se ci saranno domande dalla chat, piuttosto se verrà a me qualche domanda da porvi. Benissimo. Allora, buonasera a tutti. Io sono Maria Perrone, sono un'iscritta di Società Libera e questa sera abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi la professoressa Maria Vittoria Cattania, che è la vicepresidente della Fondazione Laugai. La Fondazione Laugai si propone di denunciare l'esistenza appunto dei Laugai, che sono i campi di lavoro forzati in Cina. E questa sera, proprio con Maria Vittoria, avremo il piacere di parlare della Marcia Internazionale per la Libertà, che è un'iniziativa annuale che Società Libera organizza ormai da 5 anni, siamo giunti alla quinta edizione, ed è la Marcia Internazionale per la Libertà delle Minoranze e dei Popoli Oppressi. Ma entriamo subito nel merito. Maria Vittoria, tu che hai partecipato assiduamente alla marcia, ci vuoi innanzitutto raccontare un po' che cos'è Laugai, la tua fondazione, e poi ci puoi dire che cos'è la marcia e quali obiettivi si pone? Allora, posso definire la Laugai Foundation come un'associazione, una fondazione impegnata con un grande impegno civile nello spubblicare la Cina che viene da tutti omaggiata per la sua, diciamo, per il suo exploit economico che è veramente incredibile, se guardato con occhi disattenti. Perché qualsiasi Stato dotato di un contingente di popolazione come la Cina, che è 1.347 milioni di abitanti, tenuto con mano di ferro, dove lo sciopero è vietato spostarsi, esistono i permessi di soggiorno, i permessi di spostarsi da una città a un'altra, cioè una vera, autentica figlia dell'URSS, dell'antica Russia sovietica. Ovviamente i successi economici non mancano, perché quando si deve lavorare con una giornata lavorativa che abitualmente è di 16-18 ore, e non parlo dei Laugai, parlo della pazzia dei cinesi, della follia del loro continuo lavorare e produrre, i successi non possono mancare. Noi del resto ne abbiamo un esempio. Nei negozi cinesi che sono a Roma, in qualsiasi altra città d'Italia, e sappiate, a mezza costa di tutte le montagne, colline e nei paesi che sono da noi abbandonati, e noi vediamo intere famiglie che praticamente lavorano 24 ore su 24 perché non hanno dei salariati da pagare e utilizzano esclusivamente membri della famiglia. Quindi anche lì il successo non manca. Infatti il rancore del mondo nei confronti della Cina, ma purtroppo nessuno ha il coraggio, appunto, di rimproverarglielo sul volto, è la concorrenza sleale. Quando si produce a costo zero, o perché i lavoratori schiavi sono schiavi nei Laugai, o perché i lavoratori sono schiavi del padrone, e cioè del partito in Cina, la musica è sempre la stessa. Lavorare, lavorare, lavorare. Profitto, profitto, profitto.
Allora, certo. Questo per la Laogai. La Laogai partecipa naturalmente con entusiasmo a questa iniziativa di Società Libera, che è appunto una marcia silenziosa, e poi spiegheremo perché è una marcia, perché è silenziosa, e per a vantaggio delle minoranze, per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi. Ecco, cos'è questa marcia e perché appunto è una marcia silenziosa? Allora, è una marcia perché la marcia è una manifestazione di grande impatto emotivo e anche visivo nei confronti della gente che la incontra. E non è come una manifestazione fatta a porte chiuse o nelle aule eleganti delle istituzioni. Quelle sono cose che non servono, sono cose che servono ai pochi intimi. La marcia coinvolge il passante, perché naturalmente la marcia è affiancata da alcuni operatori dei diritti umani che danno spiegazioni alla gente e spiegano perché questo accade. Quindi è una marcia, però è silenziosa perché? Secondo Primo Levi il silenzio è il simbolo del dolore più profondo e poi è evidente che un silenzio serio e composto vale molto più di slogan usati e spesso inintellegibili. Io ho partecipato a tutte le marce, fin dalla prima del 2008, dell'anno delle Olimpiadi, e proprio sono stata attratta da questo carattere che ha la marcia, che aggrega veramente le persone al passaggio. E del resto il problema dei diritti umani nel mondo è assolutamente innegabile, perché popolazioni oppresse ce ne sono in grandissimo numero. Basta pensare a quelle oppresse dalla Cina, che sono naturalmente la Birmania, la Corea del Nord, gli stati vicini, e l'influenza della Cina come paese egemone si estende anche a quelli dell'Asia più lontana, anche a quelli dell'Africa e anche a quelli dell'America Latina. E sempre la Cina ha il suo modo di gestire gli affari, che è: io offro sovrastrutture, infrastrutture, qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno, questo è il patto diabolico con i vari governanti, e voi ci cedete a prezzo forse inesistente o forse molto basso le vostre preziose materie prime. In questa maniera i popoli poveri si dissanguano per rimpinguare la Cina, che diventa sempre più potente, sempre più oltezzosa, perché a Roma non si può organizzare, parlo di questa città perché ci vivo e ci sono nata, non si può organizzare nulla che l'ambasciatore, che dispiaccia all'ambasciatore cinese, come per esempio l'esposizione della bandiera del Tibet al Campidoglio. Immediatamente l'ambasciatore si presenta con occhi sgranati a protestare, o manda qualcuno a protestare nelle sedi adeguate. Sì, comunque a questo proposito ci tengo a precisare che non ci poniamo come unico obiettivo, diciamo, la Cina. No, io sono stato trascinato a parlare della Cina dalle mie attività abituali e gli oppressori sono molti, a volte sono anche Ecco, nascosti. io avrei una domanda per voi. Cioè, Maria Vittoria, con la sua fondazione, in realtà di che cosa si occupa? Posso chiedere che cosa, una qualche delucidazione? Lui ha chiesto? Sì, di cosa si occupa la Laogai, giusto? Esatto. Nuovamente, allora la Laogai si occupa di divulgare la notizia dell'esistenza, che è segregata e secretata assolutamente, proprio è vietato parlarne, cioè si parla di Laogai e si finisce in galera in Cina. Si parla dei Laogai e si è sgraditi alla Cina, fuori della Cina. E nei Laogai sono trascinate le popolazioni che saranno. E adesso io devo spiegarvi un meccanismo veramente triste. Vengono organizzate delle grandi manifestazioni in Cina, e con il pretesto dell'ordine pubblico si procede a rapidi arresti. Le persone arrestate, che sono arrestate per quota di territorio, cioè un quartiere della città deve produrre 200 detenuti. Se questi sono colpevoli o innocenti, questo per noi è difficile da inghiottire,
non ha importanza, devono essere 200 e alla fine della settimana, poniamo, verranno consegnati 200 prigionieri. Tutti i 200 prigionieri, incriminati di cose varie, spesso inventate, qualche volta vere, sono tradotti nei laogai. Nei laogai lavoreranno le famose 16-18 ore al giorno e saranno accuratamente studiati e selezionati per scegliere tra loro quelli che hanno gli organi migliori, quindi i giovani più robusti, le ragazze più robuste e di migliore salute. Sono prediletti infatti Falun Gong, aderenti ad una setta locale, perché per il loro stile di vita, che comprende preghiere e ginnastica fisica, sono quelli che francamente si presentano meglio. Vengono poi inventate, di sana pianta, inventate delle incriminazioni per cui sono condannati alla pena capitale. La Cina è un paese che ha mantenuto la pena capitale, ha circa 10.000 condannati a morte all'anno e naturalmente questi servono perché cederanno i loro organi che saranno immediatamente impiantati in una delle 700 cliniche che sono gestite dalla Polizia di Stato. Io mi rendo conto di aver portato in luce, non sono io la prima naturalmente, perché queste cose sono risapute benissimo da tutte le altre personalità degli altri stati che magari vanno a comprare un organo a un terzo del prezzo che avrebbe in Occidente. Però chi ha il coraggio di mettersi apertamente contro la Cina? Chi ha il coraggio di dire alla Cina o inizi veramente a rispettare i diritti umani e a considerare umani i tuoi sudditi cinesi, che non sono sudditi, ma per tutto quello che hanno sofferto meriterebbero di essere considerati esseri umani. O li consideri umani e introduci il rispetto dei diritti umani, o noi non commerciamo con te, virgola, cara Cina. Chi glielo dice? Ecco, a proposito di diritti umani, di coraggio di parlare, vogliamo raccontare in che modo la causa si è estesa? Cioè, noi siamo partiti da tre popoli, il popolo tibetano, il popolo iraniano e il popolo birmano. E già qui abbiamo voluto significare una certa apertura, abbiamo voluto significare che la libertà non ha confini e quindi perorare la causa dei diritti umani non vuol dire riferirsi a una singola situazione. E dopo ci siamo ampliati in vari sensi. Ecco, ci puoi raccontare quindi come è nata l'idea della marcia Certo, e in che modo poi ci siamo ampliati? allora, la marcia, intanto l'idea della marcia è nata da un anelito di libertà che è sentito particolarmente dalle persone che frequentano società libera, tant'è vero che hanno sacrificato tante cose per questo unico. Allora, scusate, la marcia sarebbe nata all'inizio perché un monaco birmano, Ashin Sotaka, aveva già da solo iniziato delle marce silenziose sia in Germania che negli Stati Uniti, aggregando varie folle. Egli stesso aveva ricevuto il premio internazionale dell'anno per la libertà ed era quindi entrato in contatto con Società Libera, che a sua volta avrebbe iniziato appunto dal 2008 questa marcia silenziosa in favore dei popoli allora più conosciuti, quelli di cui ricorderete tutti il battage che ha fatto il Tibet in occasione delle Olimpiadi, quindi le stesse vicende di Aung San Suu Kyi, la leader birmana, quindi si è iniziato da loro. E devo ricordare però che Società Libera aveva comunque già premiato un dissidente iraniano, perché non si soffre solo a certi paralleli o a certi meridiani, si soffre mancanza di libertà dappertutto al mondo. E quindi Società Libera ha pensato di organizzare una marcia silenziosa, che naturalmente ha coinvolto anche il monaco birmano, che è stato uno dei primi a marciare. Successivamente però si è ampliata perché un altro popolo che è all'onore della cronaca e che ha dato luogo a diverse rivolte represse nel sangue, che furono sintetizzate da un quotidiano romano
È come una storiella di fidanzati, cosa assolutamente incredibile. Tale è il timore di parlare della Cina, cioè delle persone del popolo uiguro, che sono dei musulmani, turcomanni, dell'ex Turkestan orientale, che hanno una bella bandiera azzurra con una falce di luna e una stella, avrebbero importunato delle donne e quindi i cinesi si sarebbero risentiti. Questo avrebbe portato in strada migliaia di persone, ci sarebbe stata una repressione a fuoco con dei morti. È credibile questa storia? Evidentemente pensiamo che il motivo non sia quello, ma sia il solito, cioè, perdonatemi se accenno ancora alla Cina, la Cina manda i cinesi in Tibet, in Turkestan, nell'ex Turkestan orientale, ovunque sia, nella Mongolia, e sostituisce fisicamente con cinesi di etnia Han gli abitanti locali. Infatti caccia i tibetani e inserisce i cinesi. Caccia gli uiguri, e adesso da molto tempo sta cacciando anche i mongoli della Mongolia interna, ed inserisce sempre i cinesi. Questo si chiama politica di insediamento. Questo è alla base delle rivolte, non altro. Non essere Ecco, più padroni in casa propria. a proposito degli uiguri, volevo ricordare che abbiamo visto la partecipazione di Rebia Kadeer, la marcia. Chiedo scusa, ma veramente la cosiddetta guerriera gentile, una donna particolare, 11 figli, di cui 5 in galera, ha fatto di tutto, ha creato una fortuna enorme e sostiene il suo popolo in ogni modo. E quando gli è stato chiesto qual era il suo metodo, lei ha detto sinceramente di andare con una borsa piena di soldi a parlare con i funzionari cinesi e aggiungere anche durante il colloquio se si rendeva conto che quello che le aveva portato non era sufficiente. Questo è il volto della grande Cina. Quindi, popolo uiguro, e già abbiamo giunto un popolo. E Rebia Kadeer, dico tra parentesi, è stata anche lei premiata. La Società Libera ha ricevuto il premio speciale È un internazionale alla grande libertà. personaggio. Poi ci siamo ulteriormente ampliati, sia come, diciamo, causa, perché la causa è diventata quella non più dei popoli messi insieme, sempre nell'ottica di mettere insieme e di unire, ma è diventata la causa di tutte le minoranze, tutti i popoli oppressi. Perché abbiamo appunto voluto significare il fatto che manifestando per le singole situazioni purtroppo si ha un limite, il messaggio non passa, il messaggio che deve passare è che c'è un diritto fondamentale, quello della libertà, che non ha confini e che purtroppo è negato al di là di meridiani paralleli. E questo è il primo senso in cui ci siamo ampliati. Il secondo senso è geografico, ce ne vuoi parlare? Volevo aggiungere anche che i popoli che si sono uniti sono stati quelli del Laos, il Vietnam, alcuni cinesi dissidenti, gli abitanti di Cabinda, La una piccola piccola enclave. enclave dell'ex Congo portoghese, che ha avuto varie vicende ed è stata sottomessa e si è ribellata in un eterno ping pong all'Angola. Poi ancora i tibetani, vietnamiti e uiguri e iraniani, questi in realtà leggiamo ormai. Abbiamo avuto anche, come solidali membri di questa marcia, i georgiani, tutto il gruppo dei georgiani della diaspora, che sono stati naturalmente perseguitati dalla Russia nel momento dello smembramento dell'URSS, hanno cercato comunque di costituire uno Stato È indipendente. stato un esempio di stato liberale che si è sviluppato in pochissimo tempo. E poi ecco i laotiani, hanno partecipato in particolare a Parigi. Ci vuoi parlare appunto di Parigi? Eravamo partiti da Roma. Come ci siamo allargati? Naturalmente, se volete avere un'idea della visione di Parigi con la marcia, con la Torre Eiffel, non c'è che naturalmente della Porta del Brandeburgo, di Berlino o di tutti i monumenti delle città che hanno partecipato vivamente alla marcia, potete trovare i video e le immagini sul sito di Storia di Società Libera, scusa, al link Marce per la Sì, Libertà. ve lo ridirò alla fine, comunque il sito è www.societalibera.org,
e sulla sinistra c'è questo link Marcia per la Libertà, dove trovate tutte le edizioni precedenti della marcia con le relative informazioni, manifesto e in particolare video e fotografie, soprattutto della marcia dell'anno scorso, dove appunto vedrete il corteo che sfila sotto la Torre Eiffel o davanti alla Porta di Brandeburgo. Scusatemi, l'anno scorso c'è stata anche un po' questa curiosità che a Roma questa marcia si è potuta tenere però in forma stanziale per una curiosa e bizzarra delibera di giunta da parte della giunta Alemanno a Roma. Io ricordo che si è potuto marciare, ma si è potuto marciare soltanto facendo il girotondo in piazza Bocca della Verità. Cosa diciamo unica in Europa, quindi mentre a Berlino e mentre a Parigi si marciava, a Roma invece si poteva fare soltanto il girotondo. Sì, perché la marcia è capitata proprio nell'arco di quel mese in cui sono state negate tutte, è stato negato il diritto alle manifestazioni mobili, cortei, e quindi c'è stata data solo l'autorizzazione per una manifestazione stanziale. Però per correttezza nei confronti di chi veniva a partecipare e per dare comunque un segno della nostra volontà di movimento, abbiamo scelto di marciare 3 volte intorno alla piazza. E più sempre l'anno scorso c'è stato anche, io mi ricordo, c'è stato un lungo intervento di Marco Pannella perché alle marce di solito partecipa il Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, almeno diciamo nelle varie edizioni. Ho sempre visto anche la partecipazione di questo movimento politico transnazionale che è sempre stato vicino alle battaglie nazionali e internazionali per i diritti umani. Sì, sicuramente. Ecco, vorrei, diciamo, riagganciarmi per chiarire ancora meglio a chi si rivolge la marcia, chi vuole muovere la marcia, chi vuole La marcia stimolare. vuole muovere e muoverà tutti, perché non è più il tempo di quei interessati, diciamo, attivisti dei diritti umani che fanno parte di piccole società che perseguono piccoli fini, perché automaticamente le associazioni pro-Tibet, che noi abbiamo sempre anche appoggiato, sono pro-Tibet. Quelli che sono per altre nazioni, per altri stati nazione perseguono fini che sono alla fine riduttivi e portano un rituale pure folcloristico. Questo è un problema infinitamente più grande e il fascino della marcia per la libertà è proprio questo, che abbraccia tutti i popoli della terra e prima o poi tutti dovranno in qualche modo essere liberati, perché non è possibile vivere senza potersi muovere, senza poter pensare, senza poter esprimere i propri pensieri e senza potersi spostare all'interno, al massimo del proprio appartamento, perché abbiamo l'esempio di un monaco, per esempio, che è stato colpito appunto da una specie di domicilio coatto nel suo villaggio, perché sembrava forse sempre alla fine di avere concesso troppo. Sì, qui scusate, preciso è la Birmania in realtà perché si tratta del monaco Ascenso Ah, Parra. chiedo scusa, è vero, è vero, Sì. è vero. Io Comunque. considero purtroppo la Birmania una specie di emanazione della Cina, perché di fatto così è, in quanto non decide nulla senza aver sentito questa sorella maggiore. E Quindi poi. ecco, oltre a, come dire, gli attivisti del mondo dei diritti umani, la marcia vuole coinvolgere la gente comune. La gente comune che deve essere consapevole dell'ingiustizia che patiscono altri fratelli in altre latitudini. È il potere che costringe e che non riesce più a convincere, è orribile da sopportare. Tant'è vero che uno degli scopi di Società Libera, per mezzo della marcia come mezzo di convinzione, era quello di propugnare una giornata europea per la libertà delle minoranze e popoli oppressi, e sarebbe forse ora che la vecchia Europa, che nonostante tutto è stata la scuola del mondo, si ricordi che cosa è stata e cerchi di fronteggiare questi tempi così sfortunati nei quali abbiamo notizie di tante sopraffazioni contro le persone. Sì,
Quindi ecco, duplice destinatario, la gente comune, perché l'obiettivo nostro è quello di riempire le piazze per dare un segno molto forte. Bisogna essere tanti, bisogna essere tanti, bisogna essere tanti. Non si sente altro linguaggio che questo adesso, perché una folla muta, sterminata, quella sì che fa paura. E Io quindi vedevo, ecco. allora vi devo informare che sono rimasta a nostra disposizione, ahimè, soltanto 7 minuti. In più volevo dare anche un'informazione ai nostri web ascoltatori che c'è un libro interessantissimo, purtroppo disponibile soltanto in lingua inglese per adesso. Speriamo che a breve possa essere fatta anche la traduzione in lingua italiana, che parla proprio delle esperienze nell'Augai. Quindi l'autore, io non so come pronunciarlo, ci provo, Liao Yiwu, che praticamente ha scritto questo libro che sta a livello internazionale, sta avendo un buon successo e che si intitola Per un canto e 100 canti. Speriamo che verrà tradotto presto anche in italiano. Quindi sono rimaste a nostra disposizione 6 minuti. Di conseguenza, se vogliamo spiegare che cos'è un laogai ai nostri web ascoltatori e poi chiaramente la chiusura, Maria, con tutti i riferimenti per la prossima marcia internazionale per la libertà e chiaramente i siti internet, eccetera, eccetera. Scusate, intervengo per precisare, a proposito di quello che diciamo, ci stiamo ampliando geograficamente, quest'anno abbiamo aggiunto anche la città di Barcellona, perché il nostro obiettivo, anche a breve termine, è quello di coinvolgere più capitali europee possibili, perché se riusciamo a riempire le piazze della maggior parte delle capitali europee, riteniamo che veramente le istituzioni transnazionali possano, come dire, aprire gli occhi e sentirsi veramente chiamate in causa a prendere una posizione molto netta nei confronti di questo tragico problema dell'assenza di libertà che coinvolge centinaia di milioni di persone nel mondo. E quindi ecco, vi dirò alla fine tutti i riferimenti, sia l'appuntamento per la marcia, sia i riferimenti per saperne di più. E lascio ancora la parola a mia Vittoria Cattania. Ci terrei anche a chiedere perché Maria Vittoria Cattania partecipa alla marcia Ah, da esterna a Società Libera io e come partecipo. hai l'esperienza di partecipare alla marcia? Perché inviterebbe quindi gli ascoltatori a fare altrettanto? Io partecipo alla marcia con grandissimo entusiasmo e con grandissimo appagamento della mia anima perché so che sto facendo una cosa utile della libertà degli altri. Non sto dicendo vane parole che sono destinate a rimanere lettera morta. E poi la vera novità, insomma, di Società Libera è quella di raccogliere e rendere operante la solidarietà. La solidarietà si deve vedere. Allora, i popoli, o alcuni dei popoli, marciando, muovono le loro istituzioni che finalmente proclamano questa giornata, intanto, per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi, che deve essere una giornata internazionale. Molto sentita presso i vari stati. E poi assolutamente dare più forza a qualsiasi iniziativa, e la dà, a qualsiasi iniziativa in vantaggio di chi soffre non può parlare, perché chi non è libero non può parlare. E naturalmente i nostri ascoltatori saranno troppo giovani, non hanno idea delle dittature del Novecento, ma il nonno si ricorderà che doveva misurare le parole anche in casa. E poi praticamente queste parole si sono dovute misurare fino al 1989 in Russia. In Cina si devono misurare ancora adesso, perdonate questa allusione alla Cina. Allora, concludo dandovi appuntamento al 13 ottobre, sabato 13 ottobre alle ore 15, alla stessa ora in contemporanea a Roma, Parigi, Berlino e Barcellona. Poi vi segnalo per saperne di più www.societalibera.org, in particolare a sinistra il link Marce per la Libertà. Se volete vedere poi le stesse informazioni in lingua inglese, esiste anche il sito www.marchforfreedom.info e su entrambi i siti vi invito ad andare in particolare alle immagini e ai video delle tre marce dell'anno scorso di Roma, Parigi e Berlino.
Quindi, venite numerosi 13 ottobre alle ore 15, sabato, coinvolgete più persone possibili, associazioni, gruppi, e più saremo e più daremo un segnale forte alle città, alle istituzioni transnazionali, alla gente comune. Grazie per averci seguito. Ringrazio molto Marco Marchese, Liberi TV, Donato Colpicella della regia, che ci hanno permesso di avere questo spazio, e ovviamente Maria Vittoria Cattania, che è una fedele Sostenitrice. sostenitrice di Società Libera, che ha sempre partecipato alle marce e che ci ha aiutato a raccontarvi un po' cosa sono queste marce e perché è importante parteciparci. Le considero tanto importanti che ho deciso di iscrivermi a Società Libera. Ottima idea, credo Fantastico, che benissimo. non c'è altro da dire. Se volete delle informazioni sui laogai, sulla realtà della Cina, potete consultare il sito www.laogai.it. Bene, benissimo, grazie, grazie a Maria Vittoria, grazie a Maria di Società Libera. Io approfitto anche per fare il nostro spot, anche Liberi.tv è un'associazione, ci si può iscrivere anche alla nostra associazione per contribuire e per mantenere, diciamo, viva in vita dal punto di vista economico anche questa espressione libera che vive esclusivamente sul web. Allora, www.laugai.it, www.societalibera.org, il 13 ottobre ci sarà la quinta, giusto? Sì, Quinta quinta marcia, edizione. internazionale per la libertà dei popoli oppressi. Appuntamento a Roma, a Barcellona, a Parigi Alle ore alle 15. ore 15. Perfetto. Grazie a tutti. Lo spazio Società Libera sul nostro canale ritornerà puntualmente fra 15 giorni. Arrivederci, buonasera a tutti. Grazie alla regia, grazie a Donato Volpicella che adesso prende la linea. Buonanotte, grazie. Buonanotte.